Una parola tedesca che nel linguaggio corrente ha un significato un po' aggressivo. Noi non la useremo così. Blitz vuol dire in realtà colpo a sorpresa, rapido, preciso, a effetto. Noi la useremo in questa trasmissione della Rete 2 per passare con voi un lungo pomeriggio fatto di tante cose, di tanti blitz. Ma siccome io vengo dallo sport e avevo bisogno di fare un blitz di essere sostenuto, ho portato con me due campioni, uno del mondo e uno d'Europa, Nino Benvenuti e Tiberio Mitri. E prima di incominciare la nostra trasmissione e spiegarne la filosofia, un saluto ai nostri concorrenti, come dicono i giornali, della Rete 1. Pippo Baudo, saluti, auguri, grazie. Fa parte del gioco anche quello che ogni tanto si legge sui giornali. Bene, la filosofia della nostra trasmissione è un personaggio che aggrega attorno a sé per fascino e personalità tante persone, fino a formare un clan che fa qualcosa di importante o di meno importante nella vita. Il primo capo clan che ci accompagnerà in questo pomeriggio di spettacolo, sport, cultura, ballo, musica è Vittorio Gassman. Un abbraccio. Dite la macchina, non No, so, quella che ti puoi riprende accomodare, ti puoi accomodare. Siamo un attimo emozionati, poi io. È umano, è umano. Poi sei molto più alto di me, quindi in Mi piedi hai non. messo subito seduto, Certamente, eh? questo. No. Ciao Nino, ciao Ciao Tiberio. Vittorio. Dunque, Vittorio Gassman, sei stato un po' l'uomo che ci ha suggerito in parte questo modo di fare spettacolo. Anni fa hai inventato il segreto di mettere insieme tutti i personaggi, i tuoi amici di un certo settore e di fare spettacolo con loro. Ti risentiresti di fare qualcosa di simile adesso? Ah, bisogna seguire i tempi, comunque mi pare che anche oggi ci prepariamo a qualcosa di analogo, in progress naturalmente. Mi pare che rispetto allora sei un pochino più spudorato, cos'è? Gli anni che sono passati. Beh, io penso che la maturità può coincidere anche con un uso più impudico e anche magari più profondo della verità. Io cerco di adeguarmi a questo tipo di età. Dunque, il tuo genio, la tua spudoratezza pare sia stata seguita nella generazione successiva da un attore che è il primo con cui ci Scusa, colleghiamo. sento dei rumori di sottofondo, ma fanno parte della cosa perché anche questa volta almeno un elemento della mia famiglia, l'ultimo arrivato, Jacopo, quel frugoletto là che si agita, voi avete insistito perché io lo invitassi, eccolo lì. Avremo un sottofondo per tutta la Va trasmissione. benissimo, fa parte del coraggio e anche della spregiudicatezza con cui un mattatore, dopo una certa stagione della sua vita, racconta se stesso. Sì, c'è un piacere e c'è anche un'utilità. Credo che si arriva a conoscersi un po' meglio e questo è anche un iter di saggezza. Vieni qua, Jacopo, vieni da papà. Non distrugge. Sì, vieni da papà. Ecco qua, questo è Nino Benvenuti. Attento con quelle manone, eh? E questo è Tiberio Mitri, sono due vecchi e grandi amici. Dunque, c'è qualcuno, uno come te non può essere stato amato da tutti, che ha detto che questa scoperta di tenerezza per i figli è come se volessi crearti un alibi o cancellare qualche rimorso passato. È una cattiveria o può essere una Ah, realtà? sai, la paternità è veramente, a parte la retorica, è uno dei grossi misteri, sono le incognite che non si risolvono mai, le X che non si trovano, però sono anche la cosa più importante, insomma, quindi anche se si sfiora la retorica a me non mi importa niente. Papà, sì, papà. E quello sei tu, quello è Jacopo, vedi? Benissimo. Anche tu sei ormai nel gioco. Vabbè, buona fortuna.